sul ring per la finale dei 96 kg con il costume rosso Federici Mario opposto a Calabro Graziano. Maurizio Stecca con noi per il commento tecnico, inizia subito questo match con molta vivacità. Sì, è Federici, si vede che ha visto ieri il suo avversario Calabro, sta impostando il suo combattimento, però ecco, c'è sempre l'attenzione di prendere qualche colpo, perché questi sono pesi, adesso io ti dico, pesi super massimi in questo modo, cioè nelle categorie superiori sono super massimi, certo. E non è che il colpo loro è leggero, che quando arriva è pesante. Infatti sopra c'è l'arbitro Licini, un po' responsabile anche nel settore della commissione tecnica come arbitraggio, ed è stato un arbitro, grande arbitro internazionale. Vediamo che c'è uno scambio di colpi quasi alla pari, perché nessuno dei due ha una buona difesa. No, infatti sono partiti, i colpi arrivano da tutte le parti. Non c'è un, ecco, che poi nei pesi massimi che abbiamo guardato, poi questi campioni del mondo, poi anche sono, devono essere sempre con la guardia sempre chiusi, attenti, perché sono sempre colpi che non che portano danno, però sono pesi massimi, ecco. Certo. Nei pesi massimi abbiamo sempre visto il grande movimento, ha una certa incidenza. Guardate, ma abbiamo un arbitro che questo è, infatti nei vari combattimenti che sono un po' più da gestire nelle condizioni, mettono sempre più gli arbitri esperti, Una serie di colpi da parte di Calabro, andata di accento, ha mandato all'angolo per via del caschetto, osservazione immediata, proprio sì, il laccio del casco di Federici si era sciolto, l'arbitro ha interrotto momentaneamente il match, si riprende a combattere. Primo round, un round dove c'è stato uno scambio quasi alla pari tra i due atleti, e appunto come dicevamo non hanno una grande guardia e quindi di conseguenza non si risparmiano, i colpi arrivano, e a questo punto è soltanto la combinazione dei cinque arbitri che ci può dire quale sia stata la differenza, l'incidenza dei risultati. Vedete, lo scambio continua a essere continuo, sia da una parte che dall'altra. Ma comunque potrebbe essere sul pari, poi magari c'è la differenza di uno o due punti, comunque non ci deve essere molta differenza tra i due. Qui si nota la grande differenza tra quello che abbiamo visto e quello che gli arbitri invece hanno giudicato, 11 punti a 2, ma è una differenza molto grande, per me è troppa, che era difficile, cioè, hanno fatto la stessa cosa tutti e due, non c'è stato nessun colpo anche evidente, si sono sempre attaccati e la seconda difesa. Comunque nella continuità dei colpi si vede che gli abiti hanno visto senza nulla da... E quindi ricordiamo il punteggio del primo round, 11-2 a favore di Calabro su Federici, per Federici si fa un po' più difficile la situazione, l'atleta con il costume rosso deve recuperare uno svantaggio notevole, nel frattempo comunque Calabro continua a mantenere buono il ritmo, anche se la guardia non troppo coperta gli fa arrivare colpi anche a lui. Ecco, è finita la differenza. C'è stata la differenza dei 15 punti. Dei 15 punti Federici. Anche, ecco, c'era 11-2, 15. Ecco, hanno spinto. In tre azioni hanno spinto per finire il combattimento.
e quindi a sorpresa Calabro Graziano ha vinto il match prima del tempo limite nei confronti di Federici Mazzi. Superiorità tecnica e medaglia d'oro per Calabro, argento per Federici. Quindi passeremo tra poco all'ultima finale, quella degli oltre 96 kg. Proclamazione ufficiale di questo penultimo match, vince per